Buonasera a tutti, bentrovati con Granatissimi. È fermo il campionato, ma non troppo il mercato della Salernitana, che ha già portato alla Corte di Castori un nuovo calciatore, uno solo per il momento, però ci sarà tempo per la squadra granata e per la società di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, così come aveva annunciato qualche settimana fa il presidente Mezzaroma proprio qui da questa trasmissione. La rosa sarà migliorata, interverremo se servirà. Evidentemente la Salernitana, la società, si sta muovendo sotto traccia per cercare di completare la squadra a disposizione del tecnico, ma non è tutto, perché alle porte c'è questa super sfida con l'Empoli, di cui parleremo ampiamente anche con un ospite molto gradito ai tifosi della Salernitana. Intanto presento i miei ospiti, i miei colleghi, i miei compagni di viaggio. Tommaso D'Angelo, buonasera. Salve, direttore. Buonasera. E buonasera a Peppe Annicelli. Buonasera a te Carla e a tutti i nostri telespettatori. Pronto a raccontarci di questo Napoli-Empoli domani sera, no? Certo, perché l'Empoli affronterà prima il Napoli. Sì, sì, sì. Questo è un aspetto interessante, perché chiaramente genera per la Salernitana un vantaggio. Sostanzialmente l'Empoli non ha potuto far sosta, perché certo, naturalmente ha dovuto riprendere prima degli altri la preparazione, proprio per farsi trovare pronta la formazione toscana all'appuntamento di Coppa Italia. È chiaro che, come generalmente avviene in questi turni, le formazioni di Serie B applicano un turnover molto forte, al cospetto di una squadra nettamente favorita come il Napoli dai valori del pronostico. Non di meno, però, certamente sarà un impegno che terrà sulla corda, non fosse altro che per la logistica: l'arrivo a Napoli, giocare la partita, rientrare poi in sede e quindi non poter fare la settimana tipo, ed è un piccolo vantaggio che secondo me la Salernitana deve saper capitalizzare poi quando scenderà in campo invece al Castellani. E allora io vi presento subito il nostro primo ospite di questa sera, che abbiamo in collegamento Skype. Vi dicevo, un calciatore molto legato alla Salernitana, e credo il direttore Tommaso D'Angelo potrà darci conferma di questo, l'ex portiere granata, caro direttore, Daniele Balli. Eccolo qui, lo Buonasera. Vediamo all'opera. Balli c'è, buonasera Tommaso. Daniele, come stai? Abbastanza bene, nonostante il Covid e le situazioni in generale anche qui in Toscana non siano delle più rose, ma abbastanza bene, grazie. Voi? Noi ci difendiamo, nonostante gli annicelli ci difendiamo, caro Daniele. Anche noi facciamo la stessa politica in generale, grazie. Daniele, parto da te, è tutto pronto? Domenica c'è questa super sfida tra Salernitana ed Empoli, che però domani sarà impegnato nel frattempo con il Napoli. Sì, è tutto pronto, ma da diversi anni l'Empoli ha tutto pronto per affrontare questo tipo di sfide. Ora sulla Coppa Italia sicuramente potrebbe essere un ostacolino, però è una società che programma e programmerà sicuramente queste due partite nel miglior modo possibile. Che partita ti aspetti, Daniele, dall'Empoli che, come dicevamo, domani sarà impegnato contro il Napoli, insomma non riposerà di fatto? Sì, ora non so il turnover, perché con questi allenamenti chiusi non si riesce a vedere, anche noi tifosi dell'Empoli, gli allenamenti o le partite sul campo, lo stato dei giocatori, però penso che la rosa è abbastanza ampia e il turnover non so se verrà fatto, ma sicuramente l'ambiente è molto carico, aspettano questa partita per prendere l'abbrivio, per fare il solito campionato da Empoli, cioè da media altissima classifica. E allora, direttore, Empoli-Salernitana è una partita difficile. Intanto mi ricordo la prima trasferta di tifoso, allenatore Tom Rosati, 1-1, gol di Gabriellini, Colombone, vabbè, tu si conosce Gabriellini. Stiamo parlando... Fino agli anni 70, sì. Con una partenza, prima di cambiare una grande squadra fatta a Rosati, una partenza in massa da Salerno in quel di Empoli, eccetera. Daniele, ma questo Empoli che, insomma, la scampa con l'Ascoli, che nei bassi fondi della classifica un po' sul filo di lana, poi vince invece a Cosenza, che è un campo sempre difficile, anche se la posizione di classifica dei calabresi non è delle migliori, ma Cosenza è sempre un campo caldo.
Come lo interpreti tu? Lo interpreto parlando da tifoso dell'Empoli e anche da giocatore dell'Empoli, da avendo fatto tutto il settore giovanile dell'Empoli, che è una crescita costante e si riesce ad arrivare in questi campionati e cercare di vincere, e per vincere si può incappare anche in queste partite, però poi il risultato, se vuoi vincere campionati, è quello che sta intraprendendo l'Empoli, di essere primo in classifica. Voglio dire, ma tu questo Empoli come lo giudichi? Ma al di là, voglio dire, delle proprie passioni, lo vedi già pronto, lo vedi con un impianto di gioco solido che ovviamente può legittimamente migliorare, ha già raggiunto, diciamo, una quota massima di gioco, di azioni, di saper stare in campo, insomma, come lo vedi questo Empoli? Rispetto agli Empoli che ho visto di Spalletti, di Giampaolo, di Andrea Azzoli, e ultimamente lo vedo molto messo bene, perché sta facendo un calcio propositivo. Sicuramente non sta facendo un gioco spettacolare, ma gli obiettivi poi riesce sempre a stazionare, come ho detto prima, in una classifica medio-altissima. Quindi è un Empoli, sì. Verso la massima serie, lo possiamo dire, no? Su questo concetto volevo insistere, Balli. L'Empoli è stato per diversi anni un laboratorio calcistico interessantissimo. Citava, per esempio, le stagioni appunto con Spalletti, Giampaolo, ma l'Empoli in Serie A... Voglio dire, un allenatore un po' sottovalutato, ma secondo me è molto bravo. Aggiungo Sarri, che soprattutto nell'anno della Serie A diede lezioni di calcio. Io ricordo la partita di quell'Empoli al San Paolo, quando il Napoli di Benitez venne preso a pallate dall'Empoli, cioè una lezione di calcio straordinaria. Perché Balli si è perso questo piacere del bel gioco, che era diventata anche una cifra vincente ad Empoli in Toscana, no? Cioè la capacità di fare gioco di altissimo livello e anche poi di offrire al calcio italiano campioni e giocatori importanti, e si è diventati un po' più pragmatici. Se sbaglio, come mai? Cosa ha portato a questa evoluzione? Io questo non sono dentro lo spogliatoio, io parlo da tifoso e da uno che guarda le partite, vede le partite e giudica a seconda quello che vedo io. Non è che tutto quello che dico io deve essere riconducibile a una filosofia di gioco. Sicuramente ci sono vari tipi di obiettivi per arrivare alla vittoria di un campionato. Quest'anno l'Empoli è in quella posizione, in quella classifica, e riesce a mantenere quel trend che si è riuscita a conquistare negli anni. Ma non credi che avere una filosofia di gioco, insomma, tu poi l'hai vissuto sulla tua pelle, sia sempre un'arma in più per una squadra che ha progetti ambiziosi? Sì, certo, ci vuole anche quelle cose lì, ma il fatto di voler vincere un campionato anche presuppone che ogni annata sia diversa e si possa anche trovare delle soluzioni per poter poi arrivare all'obiettivo, ma la filosofia poi rimane sempre la stessa. E allora, si va? È interessante questa evoluzione, sì, pragmatica dell'Empoli. Ma cosa volevo chiedere invece, intanto immagino che riesca a seguire la Salernitana, seppur a distanza naturalmente. Sì, sì, un po' giudizio, sì. Un giudizio sul portiere della Salernitana, sul suo successore, anche se a molti anni di distanza tra i pali della Porta Granata. Bene, come ho sempre detto, sicuramente il portiere sta facendo una bella annata, sta facendo una bella prestazione, delle belle continue prestazioni che danno sicurezza alla squadra in quel reparto, e quindi sicuramente è un portiere che dà sicurezze. Dai, dire Balli c'è è un conto, devo dire la verità. Bene, qui c'è, l'importante che c'è qualcuno. Bisogna inventarsi qualche cosa. L'importante è che c'è qualcuno.
Eccoci, ripartenza col botto, ovviamente è quella che si augura la Salernitana, caro direttore, ma insomma c'è la capolista che oggi è l'Empoli. Come la vedi questa partita? Mi auguro che sarà innanzitutto una bella partita, certamente non decisiva perché siamo ancora, voglio dire, al giorno di andata, poi la Salernitana ha un buon gruzzoletto e penso che se la possa giocare, dipende sempre che atteggiamento la squadra dopo queste due sconfitte riuscirà a trovare sul campo di gioco. Vedi, noi abbiamo preso, lo avevamo anticipato con largo anticipo, Koulibaly. Koulibaly che giocatore è? È sicuramente un buon giocatore, non è in discussione, ma resta un giocatore di quantità. Mi ricordo un po' Chirco, ma non sa neanche Chirco, quindi è inutile che mi avventuri poi in queste cose che non trovo una spalla. Dopo glielo lo dirò al mio amico Chiariello, in modo eccetera, che sicuramente conoscerà Chirco. Ma diciamo un Gattuso antilittera, ma va, ti piace questa cosa? Se uno di Gattuso ti denuncia per questo, ha costretto a Chirco. Però, a parte la battuta col Colombone, voglio dire, è un giocatore di quantità. Quindi la Salernitana in questo momento innesta muscoli, quantità, forza fisica al centrocampo, di cui comunque ne aveva bisogno perché il campionato è lungo, insomma ci sono momenti in cui bisogna anche randellare, quindi non è che voglio dire ci facciamo scrupolo di questo, insomma. Diceva mio amico Rocco Olivieri, pallone quando bisogna difendersi, il pallone anche nel fiume opposto non ci stanno problemi, e ha ragione su questo. Adesso ci aspettiamo anche un po' di qualità. Se la Salernitana riesce in questa simbiosi, riesce, come dire, a coltivare anche questa, a parte il laterale sinistro, vabbè, ma di questo ne abbiamo già parlato, ecco, se riesce nell'innesto di un po' di qualità, secondo me la Salernitana, che è già una buona squadra, diventa una buonissima squadra. Certo, deve anche, i tifosi devono capire una cosa però, che la Salernitana deve anche cedere. Certo. Perché voglio dire, nel senso, sì, ma non è solo un fattore economico, di lista, ma chiaramente che si possono allenare 30 giocatori. Anche per la gestione del gruppo diventa difficile. Cassoli sta comunque con Koulibaly modellando sempre di più la sanità nella sua immagine e somiglianza, e quindi voglio dire, l'innesto di Koulibaly cercato anche in estate, che è un altro, diciamo, giocatore chiesto dall'allenatore, e ci dice in questo momento che è una Salernitana ancora più robusta, e che però secondo me resta quella lacuna di dare anche qualità al gioco, perché ci sono, l'abbiamo visto col Pordenone, al di là, voglio dire, di Lapuano e degli errori del direttore di gara, però si è visto che quando c'è bisogno della qualità c'è bisogno anche di un po' di qualità, un giusto mix, come dire, bello, già immettendo sulla sinistra un esterno, voglio dire, di buona qualità, ecco, già la Salernitana innalza ancora di più il suo livello, mi pare logico, insomma. Torniamo. Io volevo fare un altro ragionamento coinvolgendo Balli, perché che è uno che non le manda a dire. Vai pure. Io invece vedo un deficit anche, Tommaso, Daniele, di personalità della squadra, che in due gare molto importanti è venuta meno proprio sotto questo profilo. Parlo di quelle contro il Monza, schiacciata la Salernitana, ben l'aveva descritto il direttore D'Angelo, dalla bolla mediatica di Balotelli, e poi sul piano della personalità soggiogata da una direzione arbitrale avversa contro il Pordenone. Se aggiungiamo a questo che le elezioni a livello di organi di governo del calcio italiano vedono fuori la Salernitana dalla stanza dei bottoni, con l'ingresso di Galleani. Esattamente. Sono stato facile profeta, Colombone. Allora chiedo a Balli. Ammetti, dici tu, direttore, è stato facile profeta. L'ho detto. Chiedo a Balli, questa situazione può condizionare il campionato? Cioè, il Monza, che già è lì praticamente, perché il Monza nel giro di 4-5 giornate ha accorciato rispetto alla vetta, ha soldi, ha potere mediatico, ha potere in Lega e Federazione, ha potere politico, secondo me diventa davvero altro che mina vagante, diventa forse la squadra da battere e potrebbe condizionare anche il torneo. Tu che idea ti sei fatta su tutto questo movimento? Allora, io queste due partite non l'ho viste, ho visto delle immagini, ho visto delle ispezioni, perché purtroppo non riesco a vedere le partite dell'Empoli, che ce l'ho stata davanti a casa. La Salernitana purtroppo non è che la vedo con questa costanza, però ho visto che all'inizio aveva intrapreso un grande
campionato aveva trovato degli equilibri importanti. Con questi risultati, ho saputo a Monza e anche col Pordenone, si sono sfilacciate un pochino le cose. Io parlo di campo, quindi secondo me se la Salernitana torna quella di inizio campionato, cioè Nanella delle prestazioni, Nanella degli equilibri, e come è sempre stato, riesci nell'arco di un campionato ad avere la costanza dei risultati, non è che vince o dovrebbe pensare a questo campionato, ma può innescare anche i campionati futuri, che penso sia l'obiettivo di tutti i salernitani. Daniele, e con la squadra che hanno fatto, se non vince quest'anno non vince più. Dici? Tu dici il Monza? No, la Salernitana, perché del Monza, il Monza si sa, sai come la penso, quindi non portarmi su questo terreno. Però io ovviamente parlo della Salernitana, ovviamente l'analisi che hai fatto sul Monza, vabbè, insomma, lo stiamo dicendo da tempo e purtroppo i fatti saranno. L'unica nostra fortuna che hanno un allenatore che è un Brocchi, e quindi questo in qualche modo... Però perché dici se la Salernitana non vince quest'anno non vince più? Perché la Salernitana quest'anno ha tutto sommato un campionato... Sì, ci sarà anche il Monza, sono d'accordo con Peppe, però sarà lì, voglio dire. Cioè non c'è il Benevento. Cioè, esattamente. Quindi voglio dire, le altre viste fin qui, ci sono squadre che mi sono piaciute, certamente non il Pordenone, che era praticamente, però voglio dire, c'è la Spalla, c'è l'Empoli, indubbiamente, insomma, lo stesso Monza, ci sono squadre che praticano anche un buon football, e per me questa è una cifra in più rispetto alla Salernitana. Però sarà lì. Voglio dire, hai una squadra, certo, non di ventenni, 22enni di prospettiva, hai costruito una squadra, come dire, di media, diciamo, io secondo me non per vincere, perché non era nella loro intenzione, però si sono trovati lì e quindi voglio dire, devono sfruttare il momento. Un'altra delusione cocente quest'anno renderebbe ulteriormente, come dire, un ambiente già depresso di per sé, e depresso dalla pandemia, ulteriormente voglio dire, allontanarsi sempre più dalla Salernitana. Quindi, perciò questo è un campionato importante, stanno facendo anche delle buone trattative per gennaio, questo è certo, hanno questa però necessità di sfoltire un po' la rosa, che indubbiamente resta un problema serio, perché hanno molti giocatori, quindi la gestione eccetera. Poi dipende anche poi dalle scelte dell'allenatore. Voglio dire, secondo me non far giocare Cicerelli dall'inizio è una follia pura, però voglio dire, bisogna anche capire che cosa poi il mercato, Koulibaly a parte, porterà in dote a Castore. Probabilmente ad Empoli toccherà solo a Koulibaly, considerato che insomma siamo a martedì. Insomma, anche se arriva carretta, voglio dire... dovrebbe essere già pronto, perché poi anche giusto quello che diceva Peppe, è importante inserire calciatori già pronti, perché di tempo ce n'è poco. Certo, ma mi pare che Carretta non sia il Calaiò della situazione, per ricordare a Peppe i suoi innumerevoli errori nella gestione di questa trasmissione. Quindi sotto questo aspetto sicuramente prego, è un attaccante che può far subito, può servire subito alla Salernitana, perché Giannetti purtroppo, Giannetti è un buon giocatore, purtroppo a Salerno non ha tecchino. Questo ormai non è, probabilmente non ha trovato il suo ambiente ideale, cioè è partito bene e poi si è spento. Se vi ricordate, partì con uno splendido gol, certo, con Ventura, insomma, lasciando intuire anche, poi ha fatto una serie di errori incredibili. Io ricordo quello di Castellammare, se la memoria non mi inganna, ad esempio, eccetera, che lo hanno portato. E poi c'era anche l'effetto Cerci, che indubbiamente credo sia stato anche un po' devastante per lo stesso Giannetti. Daniele, se hai visto qualche volta la Salernitana o hai letto da qualche parte, c'è qualche calciatore che ti ha particolarmente impressionato? Cioè, pensi che questa sia una squadra che, come dicevi, l'Empoli farà un campionato per ambire alla massima serie, e questa Salernitana può ambire alla massima serie? Veramente, perché all'inizio, mi ripeto, ho visto degli equilibri, ho visto i giocatori giusti nei posti giusti, gli scambi giusti, il pragmatismo giusto trasferito dall'allenatore l'ha portata a essere all'attenzione e a diventare anche la prima in classifica con varie alternative. Ora non mi ricordo il cognome del terzino di destra che viene dal Livorno, che è uno stantufo sulla fascia, un ragazzo umile, un ragazzo che era andato a vederlo
per mia curiosità, quando andai a Livorno a vedere gli allenamenti di Roberto Breda, e il Tutino visto a Empoli e vederlo trasformato a Salerno, sicuramente erano le due persone che mi avevano più impresse in questo momento, in quel momento, per la decisione che davano a tutta la squadra. Quindi questi due erano giocatori e vedevo veramente una squadra pronta e propositiva per fare il grande salto. Allora, sentiamo intanto che cosa ha detto, caro Peppe, il tecnico Dionisi, proprio in previsione di questa partita con il Napoli, e anche qualcosina sulla Salernitana. Sentite, poi torniamo in studio. Sono convinto che ben venga. Inizialmente, quando hanno messo nel calendario la partita di Coppa Italia, avendo passato il turno col Brescia, lo vedevo come un fastidio. Realmente l'unico dispiacere è stato non poter dar più giorni di riposo ai ragazzi. Per il resto invece per me è un bene che domani si giochi. Per noi la partita che conta di più è domani, sappiamo che sarà una partita quasi impossibile per noi, ma noi ci attacchiamo a quel quasi per farla diventare possibile, se sarà. Sappiamo che affrontiamo una delle squadre più forti della Serie A, e quindi insomma sulla carta non c'è partita, però noi ci proviamo, e il modo migliore per preparare la ripresa del campionato è giocare. E quindi domani giocheremo e affronteremo le difficoltà e cercheremo di superarle. Ma Spezia Docet, fondamentalmente, dice, eccetera. Ma che Napoli sarà domani sera, Colombone? No, è un Napoli che non può sbagliare. Quindi in altre circostanze si poteva immaginare anche qualche tentativo di esperimento, qualche tentativo di, come dire, fare un turnover drastico. Io non credo che Gattuso possa rischiare di uscire dalla Coppa Italia, perché vediamo, la partita è secca, quindi al termine o vinci o perdi, una delle due esce eliminata dal Diego Armando Maradona, e in questo momento la situazione è talmente esplosiva al Napoli che passi falsi non sono ammessi e non sono consentiti. È un momento delicatissimo, perché poi dopo c'è la Fiorentina, guarda un po', come si incrociano i calendari, poi c'è la Supercoppa, appunto, poi Verona, e si chiude il girone d'andata che vede il Napoli decisamente in affanno rispetto ai punti che avrebbe potuto e dovuto conquistare. Basta pensare che Napoli, battendo Spezia e Torino, sarebbe sostanzialmente al ridosso delle primissime, ha perso partite. Diciamo la verità, se Bakayoko non segna il gol all'ultimo minuto alla Dacia Arena, probabilmente Gattuso non è più l'allenatore del Napoli. Quindi il clima è questo, io mi attendo un Napoli. Mi dai una notizia. No, lo dice anche la statistica, cioè prima della partita di Udine il Napoli nelle prime 15 di campionato aveva perso 5 sconfitte, cosa che non era mai successa a nessuno. Con 4 sconfitte Ancelotti e Donadoni erano stati mandati via. Ancelotti, dico, non proprio l'ultimo degli allenatori, per cui il rischio era sostanzialmente forte. Ma quindi, per questo non hanno rinnovato ancora? Eh sì, il nuovo che sembrava fatto un mese fa adesso è in alto mare, perché la società ha molti dubbi sulla capacità di Gattuso di restare ad alto livello. Sì. C'è il giallo Osimhen, non si comprende bene la tipologia di evoluzione dell'infortunio avuto in nazionale, sembra che ci sia un interessamento del nervo sciatico, quindi una sciatalgia. Balli, che è un calciatore, sa che questo significa una riabilitazione lunga, complessa, interventi chirurgici del cui esito non c'è certezza, quindi è una situazione talmente complicata che io non mi attendo un Napoli distratto o superficiale. Ecco, questo è un bene, perché voglio dire, l'Empoli sarà impegnato alla morte, cioè il Napoli non farà sconti, sarà una partita vera, senza dubbio, senza se, senza ma. Daniele, noi tra qualche minuto dobbiamo salutarti. Di cosa ti occupi adesso? Sei rimasto nel mondo del calcio? Sì, sto sempre seguendo, lo sto studiando, sto cercando un'occasione per passare del tempo. Io sono un appassionato di calcio a qualsiasi livello, quindi aspetto una chiamata e sto cercando delle chiamate, sto confrontandomi con tante persone per poter intraprendere un certo tipo di lavoro, se così si può dire, all'interno di un campo di calcio. Una cosa vorrei chiedere invece sull'evoluzione del ruolo del portiere. Ormai questa partenza bassa, Balli, sembra essere diventata una prerogativa pressoché imprescindibile, con disastri che a volte sono sotto gli occhi di tutti. Lei che ne pensa di questo tipo di evoluzione del ruolo del portiere? È un'evoluzione molto importante, perché ti potrebbe dare superiorità numerica
E quindi il portiere diventa un secondo uomo in campo quando c'è da giocare con i piedi e oltre a dover parare con le mani, quando il calcio moderno ha cambiato le regole che il portiere poteva intervenire anche con i piedi, si è evoluta questa regola anche partendo da dietro perché è oggettivamente provato che il portiere se ha i piedi come un centrocampista in quelle fasi lì, certo quando deve parare deve fare il portiere, però adesso vedendo anche portieri di grosso livello, se sa anche gestire la palla molto bene, sono dei punti in più che vengono usati immediatamente. Infatti le grandi squadre guardano anche oltre l'altezza dei portieri come seconda cosa, alcune anche la prima. Di come un ragazzo giovane inizia a giocare bene con i piedi. Daniele, noi, forse tu non vedi, stiamo vedendo una Mamma mia. carrellata delle due splendide parate, no? Balli non era un portiere da giocare con i piedi, ma tra i pali era Daniele Balli. Io penso, e tu l'hai sottolineato, la prima cosa, il portiere deve saper parare, voglio dire. Cioè, voglio dire, il lavoro primario di un portiere resta comunque saper parare e saper parare anche bene. Prima della regola. Adesso Voglio dire, poi magari con i piedi sono ci d'accordo, però vorrebbero tutte e due. certo, sempre meglio, però insomma, Non è facile, cominciamo. ma bisogna allenarsi come in tutte le cose. Certo. E allora, Anche sulla formazione, certo, sull'addestramento dei portieri, è insomma, importante intervenire. incide molto e sinceramente io credo che però che diventi poi l'unico modo di giocare mi lascia molto perplesso, perché poi Sì, su questo sono ti d'accordo con espone te. poi a dei rischi enormi Che a non fronte di sempre. vantaggi che non sempre riesci a concretizzare. Insomma, io mi chiedo perché si insista tanto, Sì, anche perché poi siccome le assisti. mode, questa Sì, ormai è è una un po' una moda, moda. sì. Perché poi si assiste invece a degli strafalcioni, soprattutto da parte dei difensori. Oggi trovare un difensore che marchi l'uomo, è davvero diventata una rarità. I poveri portieri a volte fanno brutta Ne fanno figura le spese. anche per i difensori che E allora sbagliano. salutiamo Daniele Sì, Balli, lo ti volevo salutare, ringraziamo. Daniele, Balli ma c'è. Daniele, so che qualche amico di Salerno ti ha chiamato un po' di mesi fa per salutarti. Sì, io a Natale o in tanti momenti mi telefonano tante persone, sì. Se mi dai qualche altro indizio sulla località precisa, ti posso dire qualcosa. No, vabbè. Mi fa piacere che i tifosi e gli amici, come dire, chiamano ancora Daniele Balli, anche per la Sì, sua certamente. competenza. Grazie. Sta dicendo Grazie, qualcosa il Daniele. direttore? Io. Ma quando Ha mai? ricevuto un'offerta dalla No, no, Salernitana, no, no, no? io non sto parlando di solennità. Non mettermi in bocca Io parole che non cose che dico. non ho Sembrava di sentito. capire una Anche a cosa del me, voleva genere. dire No, qualcosa e non l'ha detta. no, no. Vabbè, salutiamo Balli, lo ringraziamo ovviamente per la Grazie disponibilità, a voi, grazie, arrivederci a tutti, per buona essere serata. stato con noi. Grazie, grazie Daniele. Noi intanto ci fermiamo per i comunicati commerciali, poi torniamo tra Vale, poco. Abbiamo un sempre altro una vecchia volpe. collegamento. Un bel portiere, una vecchia Parliamo di volpe, una testa mercato. svelta anche. Parliamo di mercato e ancora di Ah, Salernitana. Tra mercato, poco. bene. Bene, bene. Eccoci qua di nuovo in studio, seconda parte di Granatissimi. Ci siamo lasciati con Daniele Balli. Abbiamo aperto quest'ampia finestra sulla gara che vedrà impegnata domenica sera l'Empoli e la Salernitana. Apriamo adesso una finestra di mercato, perché chiaramente dopo la ripresa del campionato a tenere banco è la questione mercato. I tifosi chiedono rinforzi. Il presidente Mezzaroma, dobbiamo dire, da questa trasmissione non meno di 2 o 3 puntate fa, forse qualcosina in più, annunciò che si sarebbe Erano intervenuto, pronti. erano pronti, se ci sarebbero chiaramente state le condizioni mi pare che ci siano. La Salernitana è al secondo posto in classifica. Ne parliamo anche con un altro ospite, che saluto, grazie e buonasera, Vito Giordano. Ah, Grazie Vitucci, Vitucci. a voi, grazie per l'invito, vi saluto affettuosamente, vi faccio gli auguri particolari a voi e ai tifosi di un buon anno. Buon anno. Bello. Vituccio con questa luce che Sì. lo fa diventare quasi aureolato, È insomma. vero, è Ma vero. lui è un santo poi, perché opera sempre in modo angelico. Ciao Vito. Oh, posso Ciao, provare ad grazie. introdurre io il Ma dibattito, ci mancherebbe, che sono Colombo. quello che Introduci. meno di tutti
capisce di calcio in questo consenso. Orlando, per cortesia, ai posteri, posteri, registra questa cosa, ogni tanto quando te la chiedo la mandi in onda. Perdonami. Grazie alla regia. Di fronte a Tommaso D'Angelo e a Vito Giordano, cioè, parliamo di due enciclopedie. La Polverino, insomma, ha un curriculum nello specifico di altissimo valore sulla Salernitana, e io sono quello che meno ne capisce della Salernitana in questo momento, ma guardandola un po' più da lontano... Sì, ma però guardandola da lontano, dico che secondo me le problematiche sono di tre ordini sostanzialmente. La corsia difensiva, il centrocampo con più qualità e forse qualche alternativa in attacco. Siamo d'accordo su questo, perché se siamo d'accordo su questo, il lavoro della società secondo me diventa un po' più semplice, perché Mezzaroma disse a noi, dice, guardate, noi siamo pronti a intervenire qualora riscontrassimo delle lacune e dei correttivi da apportare. Secondo me i correttivi da apportare sono in queste tre aree, non so se siete d'accordo, e su questo volevo sentire il vostro parere, se consentite, perché io non vedo altre difficoltà della Salernitana da questo punto di vista, perché col portiere mi pare siamo messi bene, i centrali difensivi tutto sommato, la coppia d'attacco secondo me è una coppia da potenziale enorme, finora non del tutto espresso, con un po' più di qualità a centrocampo, avendo preso anche Koulibaly che ti garantisce un po' di legna in cascina, secondo me l'equilibrio non è difficilissimo da trovare, e si può trovare anche mantenendosi in un ambito di mercato molto molto ragionevole. Ecco, questa è la mia idea, da osservatore un po' più lontano direttamente dalle vicende granate. Direttore. Colombone. Allora, il vero problema della Salernitana è uno, Lombardi. Certo. La Salernitana con Lombardi ha due problemi. Uno, di recupero fisico del giocatore, di grandi qualità, ma un po' con i muscoli di velluto. Però, insomma, credo che stia lavorando per recuperare al meglio. Diventa più grande acquisto della Salernitana, ovviamente, Lombardi. E qui, però, secondo me, scatta il vero problema, caro Colombone. Ventura ne valorizzò doti e qualità, se ricordi bene. Certo. È una Salernitana questa capace di ridare a Lombardi quello spazio, quell'autorità, quella forza sulla fascia? Perché se Lombardi recupera e Cassori riesce ad inquadrare Lombardi, questo suo schema un po' maschilista, poco propenso alle coccole, beh, allora voglio dire, la Salernitana fa il migliore acquisto del mercato, è fuori discussione. Quindi io credo che questo sia il vero colpo della Salernitana. Non solo recuperare Lombardi, ma inserirlo, voglio dire, in una posizione, perché qualche indizio iniziale, per la verità, mi ha lasciato un po' perplesso. Devo esserti, perciò dico, faccio questo ragionamento. Poi per il resto siamo d'accordo, nel senso che la quantità l'abbiamo presa, come dicevo prima, serve secondo me anche qualità. Qualità, soprattutto in mezzo a campo e soprattutto, voglio dire, sulla fascia sinistra. Esatto. Voglio dire, Salernitana rispetto agli altri anni si può anche muovere, voglio dire, ovviamente fermo restando che tutti restano, diciamo, alla corte di Cassori. E quindi la Salernitana, voglio dire, rispetto agli altri anni può anche intervenire in maniera chirurgica, buona, ma voglio dire, non c'è da fare troppe rivoluzioni. E questo credo che sia un vantaggio, cioè tre arrivi, più il recupero di Lombardi, sistemato in una certa posizione, chiaramente rafforzano il concetto di Salernitana capace di vincere il campionato. Sentiamo Vito Giordano. Beh, io sono d'accordo in parte, sicuramente quella la dinamica che ha fatto anche Peppe, benissimo, quattro calciatori, un giocatore Koulibaly pronto e via, non ha mai fatto questa cosa società, ha sfruttato anche l'opportunità dell'amicizia che corre con Cassori, poi anche perché è un under e penso che è stato fatto un bel lavoro, perché anche perché abbiamo due pedine importanti che non giocano ad Empoli la prossima partita, perché dobbiamo guardare in ottica risultati e mercato, e poi alla fine ci serve un terzino sinistro, come giustamente per
passare un po' in panchina Lopez, che ha fatto un grosso lavoro anche da spogliatoio. Poi ci vuole un altro centrocampista centrale di qualità, come diceva Peppe, che potrebbe essere il nome di Crociato, un altro calciatore che conosce molto bene. Faccio i nomi perché so che l'ultima volta che ci siamo visti c'è stata discussione sull'andamento della squadra. Forse Pepe aveva più capito e veloce di mente, ma non perché Tommaso non era convinto, era la piazza un po' che era un po' in subbuglio, però adesso abbiamo i numeri che dobbiamo andare tutti in avanti e cercare di fare un grande campionato, perché con questo sistema che sta facendo di operarietà alla squadra, Castori ha dato un carattere che è lo stile suo, è il suo sistema di praticare questo calcio. Io penso che con quattro giocatori, con una punta, con un centrocampista centrale, con un terzino, però per fare queste operazioni, mi insegna Tommasi, che è stato parecchie volte con me a Milano, ci vogliono anche che devono uscire delle uscite, perché sistemare degli over non è facile. Bicai, Caro, Giannetti o Gondò, ci sono queste problematiche, però alla fine possiamo risolvere, perché c'è tempo di risolvere queste situazioni, perché poi dobbiamo fronteggiare questi piccoli problemi, che sicuramente è un mercato da garantire nuove risorse. Le risorse che cosa sono? Ci chiamano a consolidare il nostro progetto tecnico, che Castore è stato bravissimo nella prima parte insieme ai calciatori, e penso, sono d'accordo, io penso che due o tre giocatori, sistemando alcuni over, che giocatori che non giocano, possiamo fare un campionato di vertice e mantenere quelle posizioni e giocarcelo pure, perché effettivamente è un campionato anomalo con questo Covid. Sicuramente, però il mercato è difficilissimo, stiamo parlando di mercato, non so se, e sicuramente sono operazioni difficili. Vito, volevo chiederti una cosa, tu hai tanti uccellini che ti cinguettano intorno, ovviamente, vista la tua trama di rapporti, tu tracciavi l'identikit di calciatori già noti a Castori. Cosa che non sempre è coerente con la filosofia di un club, no, perché non sempre i club accontentano in toto gli allenatori, o meglio, cercano che... stavo per dirlo. Dipende dall'allenatore cosa chiede. Mi spiego. Generalmente un club cerca di accontentare l'allenatore sulla tipologia di profilo dell'atleta piuttosto che sul nome e cognome. Secondo te, la Sanitana come società è pronta ad accontentare Castori facendogli scegliere due o tre nomi che lui ritiene già pronti? Koulibaly, per esempio, da questo punto di vista. Se gli dice Koulibaly, certo che lo accontento. Se Castori, non so, gli avesse chiesto Tonali, certamente non l'avrebbe accontentato. Parlo di calciatori in orbita Serie B, in orbita Salernitana, insomma, è chiaro che non stiamo parlando. Cioè, parlo di metodologie di lavoro, perché la Lazio potrebbe pure dire: guarda, senti, tu mi stai chiedendo Koulibaly, dico per dire, parliamo di un'operazione conclusa, ma io tengo tre ragazzi che sono in giro in prestito della Lazio, prenditene uno dei tre e non dar fastidio, lavora con quello. Invece mi pare che si sia fatto un passo avanti verso l'allenatore, e mi sembra da sottolineare. Ecco, questo era il senso della mia domanda e del mio ragionamento. Sì, perché Castori in questo momento vuole calciatori pronti ad scendere, no? Come diceva giustamente Tommaso, noi Lombardo l'abbiamo visto l'anno scorso, ha fatto la differenza, purtroppo c'ha questi problemi muscolari, però lui adesso ha capito che questa è una squadra operaia, questa è una squadra che dice che non fa gioco, poi non vuole sapere, vorrei vedere tante squadre che giocano, ci sono squadre che sono state fatte delle faraoniche squadre, tipo la Spal, il Lecce, però non ne vedo tanto gioco. No? Vedo questo Empoli giovanissimo con un allenatore che è predestinato, che io conosco molto bene, Alessio, e che è una squadra che gioca tranquilla, gioca con giovani. Se basta pensare al terzino sinistro, gioca un terzino 2001 che l'anno scorso giocava nell'Empoli. Ecco, se tu vai a scegliere calciatori subordinati al progetto tecnico-tattico, penso che Castori accetta, ma però se gli dai calciatori di conoscenza personale, come per dire, giocatori come Koulibaly, come hanno preso questo calciatore, prendi Crociata, prendi Pettinari, prendi altri qualche altro giocatore, sicuramente favorisci la possibilità di andare a confrontarsi con idee subito, perché sono giocatori che ha visto nel passato, ha avuto delle sue dipendenze, e penso che aumenti il tasso tecnico, aumenta anche
la predisposizione. Poi sono i numeri, sono i risultati. Se i risultati concedono con i calciatori che prendiamo, che decide la storia, è un discorso. E poi prendiamo quella da Lazio, è un altro discorso. C'è una, è più una valorizzazione, ma non possiamo scommettere in questo momento, perché secondo il mio punto di vista anche il presidente Mezzarome e Lotito e tutto il management ci giocano una buona carta, una bella carta quest'anno, che possono andare in Serie A oppure giocarsi nei playoff, fare una squadra competitiva fino all'ultimo. Questa è la mia idea. Questa è la mia idea. Poi il mercato è difficile, è normale. Kuliba lì, eccolo lì, al centro del centrocampo, nel cerchio del centrocampo, il nostro Giuseppe Andrita, puntuale. Molto, molto come bella, sempre. Bella, direttore, un calciatore di quantità. Dicevi, serve sicuramente qualità a questa squadra. Però quanto è importante che Castori stia ricostruendo il suo gruppo per una squadra che si avvia in una fase delicata del campionato? Adesso bisogna far punti, bisogna cercare, se non di riguadagnare il primo posto, almeno di rimanere nel gruppo delle prime. Ma è chiaro che ogni allenatore, quando può, cerca sempre di circondarsi di fedelissimi, sia per il controllo dello spogliatoio, sia perché ritiene che soprattutto quelli che hanno fatto bene possano rispondere in maniera più immediata alle sue esigenze tattiche, voglio dire. A volte bene, a volte no, che poi si rischia di creare chiaramente una sorta di casta all'interno della squadra. Vediamo, attendiamo intanto come viene completato, diciamo, il mercato, che è importante. E vediamo in questo ciclo di partite, che poi non so se abbiamo il calendario, se appena può l'ottimo Orlando ce lo fa vedere, mi pare che tolta un po', insomma, la trasferta di Empoli, che voglio dire sarà anche una capolista, ma cioè, ero più tra virgolette preoccupato dalla trasferta di Monza che da quella di Empoli. Empoli, insomma, salvo che la Salernitana non crolli, ma non credo che ci siano le condizioni. Poi credo che avremo, come dire, anche la possibilità di avere un calendario un po' meno pesante rispetto, certo, all'ultimo periodo, grazie Orlando, perché con Pescara non c'è partita e poi si ricomincia con la Regina, che resta, voglio dire, il Chievo lo abbiamo in casa, quindi insomma si alterna qualche partita anche che ha qualche cifra di difficoltà, però fondamentalmente Pescara, lo stesso Vicenza, il Chievo che in trasferta non credo che sia proprio imbattibile, insomma può permettere alla Salernitana velocemente anche di recuperare quanto perso nelle ultime due giornate, quindi spero di continuare a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche perché io ho una scommessa, quindi insomma ci tengo a vincerla. Vero Colombone? Andiamo da Vito Giordano. Vito! Dimmi. E allora, è un calendario... Dimmi quando tu verrai. È un calendario, diciamo quando, così, quando. Agevole per la Salernitana. Ti chiedo però, ti piace Koulibaly alla Salernitana? Lì mi piace, perché è un giocatore che sa fare sia la fase propositiva ma anche la fase difensiva. Poi dico il calendario. Il calendario è fatto di numeri, di partite, di situazioni. Abbiamo avuto un arbitraggio penoso l'altra domenica. Cioè, ogni partita ha una storia, ogni partita ha una storia. Io penso che la Salernitana si deve agguerrire e si deve rimborsare, perché poi arrivano il campionato di seconda parte, è tutto difficile, è tutto un altro campionato, attenzione, perché voi lo sapete meglio di me, per cui si deve rimborsare, deve prendere i calciatori. Mi seguite? Mi sentite? Sì? È chiaro. Forte e chiaro. Dica pronto? Non vi sento più. Dici pronto? Pronto? Pronto. Ci sei, vai, vai. Sto dicendo che Tommaso è stato parecchie volte mio al mercato e si vede che poi alla fine sono sempre le ultime ore, gli ultimi giorni, l'ultimo per l'ultimo giorno voglio fare il mercato. Se la Salernitana veramente ha un progetto in testa di fare bene quest'anno,
deve continuare subito dopo la partita dell'Empoli a prendere calciatori, ma calciatori che fanno il progetto, che vengono calciatori che abbiano già avuto le proprie dipendenze in passato, cioè da Castori. Risolve un problema così, che poi se gli mettono i calciatori che diceva Peppe, e chi qua non è poi mettere soltanto. Devono andare anche via questi giocatori che avete messo, avete fatto mettere Guerrieri, Caro, Veselli, Antonucci, Condogiani. Sono cessioni, sono soldi. Non c'è problema anche economico in Italia. C'è l'Inter che non sta pagando più gli stipendi. Non so, figurati. Allora, se loro credono a questo progetto e credono in questa squadra e credono in questo gruppo di lavoro, devono fare subito, rafforzare subito la squadra. Direttore, Questo è il concetto. volevo una parentesi, poi mi fai la domanda, Sì. ma di Capuano a Potenza, che notizie hai? Tu che sei sempre aggiornatissimo sul Capuano pensiero. Ma tu a Capuano me lo dicevi pure quando stavamo a Milano, che mancavano mi avevano fatto e dice: ma è stato Capuano. Capuano sta facendo bene, sono 25 anni che allena, è diventato un mestierante in questa categoria. Solo che vedo che è stato lui che non ha voluto fare il passaggio in Serie B, perché ci sono tanti allenatori che oggi non allenano più, che fanno i direttori sportivi, fanno i procuratori. Io penso che Capuano ha fatto benissimo, fa bene, è uno che si applica nel calcio. Poi quando siamo stati insieme abbiamo fatto benissimo sia a Cava che a Castellammare. Questo poi c'è un'amicizia. O no? Polverino, Come certo. hai titolato sul tuo giornale stamattina per la Salernitana? Che l'asse con la Lazio non era È più così perché tanto solido sì, come inizialmente sembrava. perché il ragionamento che ha fatto prima Peppe, il ragionamento che ha fatto prima Peppe, cioè in questo momento, voglio dire, sta prevalendo e speriamo che continui a La linea prevalere la dell'allenatore. linea del pensiero di, voglio dire, diciamo di accontentare nel limite possibile le richieste dell'allenatore. E quindi voglio dire, il giochino del dai e vai in questo momento non è in pratica, quindi noi speriamo che si continui così. Quindi è il ragionamento che prima faceva giustamente Peppe, perché è un dato, voglio dire. Io credo che sia la prima volta che a gennaio la società prende un allenatore indicato in maniera così. Ma questo è un segnale importante perché segna che la società ha piena fiducia nell'allenatore, cioè riconosce nell'allenatore una leadership. Mi pare che la squadra lo segua al 100%. L'anno scorso di questi tempi già, ricordate, con Ventura c'era qualche scricchiolio, c'era qualche mal di pancia, Sì. qualcuno che insomma voleva andare via, qualcuno che doveva arrivare, c'era qualche piroetta di acrobazia di bilancio che io non credo mancherà, eh. Poi Vedremo. oggi i club per far quadrare i conti devono ricorrere anche alla finanza creativa Del professor del professore Tremonti, Tremonti, Giulio Tremonti, che perché quando inserì la famosa finanza creativa fu subissato di critica, invece poi, come tu vedi. immagina, oggi sentivo tra le altre un'intervista dell'assessore Caramano, l'assessore allo sport del Comune di Salerno, Ottimo che assessore. indicava in tre opzioni addirittura il rapporto tra la Salernitana e il Comune. Perché ovviamente la concessione dello stadio è subordinata ad una serie di variabili, la pubblicità, gli incassi, e chiaramente venendo meno queste voci, anche le voci contrattuali devono essere adeguate, e Certo. questo significa meno introiti per l'amministrazione comunale ed è un danno per tutta la collettività, ma ahimè, meno introiti anche per la La società, società, che certo, quindi deve chiaro. trovare degli escamotage contabili per far tirare i conti. Ricordiamo poi che c'è tempo fino a febbraio per chiudere con le spettanze, quindi oggi tecnicamente qualcuno che dice no, ma quelli non pagano gli stipendi, dice una cosa vera fino a un certo punto, perché c'è un accordo che da questo punto di vista prevede che i club abbiano tempo fino alla fine del mese di febbraio per chiudere le spettanze che sono state concordate per l'anno 2020. Meglio, sì, dico bene, Sì, 2020, periodo che si è Covid, appena diciamo, ecco, concluso. periodo E Covid. allora andiamo di nuovo in pubblicità, poi torniamo, ultima parte dei Granatissimi, parliamo di questa gara con Non avevo l'Empoli anche finito. insieme a Vito Giordano. Volevi andare via, no? No, No, pensavo. lui vuole andare a cena, ma Vuole purtroppo andare a non cena, ma sa. non si può, non si Basta, può. questo lo dice anni Ma cento. come lo dice? No, Non non si scherziamo, può. non si Pur di può. non pagarmi la cena, se ne No, inventa guarda, tutta. sarei felicissimo, non vedo l'ora che sia possibile, che voglio pagarti la cena più Orlando, sontuosa registra pure del mondo. questo. Orlando, Registra pure registra questo, pure poi questo. mandiamo Non tutti in vengo onda. mai meno alle mie promesse. Intanto andiamo in pubblicità, tra poco. Ti ricordo. Eccoci
eccoci qua, ultima parte di Granatissimi. Guardate Tommaso D'Angelo e Peppe che ridono perché parlano di questa cena che Peppe dovrà offrire. Ma io sarò felicissimo al termine di questo di questa lunghissima zona gialla che faremo la cena di Trimalcione. Ecco, sarò felice di offrirla anche e di aprire anche un anche a Vito Giordano. Ma assolutamente, tra l'altro è un eccellente conversatore. Vito Giordano è un amabilissimo conversatore, quindi voglio dire. Ho messa la Peppino, ero presente quella sera nel vostro studio. Ecco. Avete fatto una scommessa. È ancora quella scommessa lì? No, è un'altra. Lui ha la scommessa con Castori che le devi vincere tutte, insomma, le partite. Quindi credo ti riferissi a quella lì quando dicevi prima. Sì, esatto. Vito, Empoli Salernitana, che partita sarà? Anche Vito Giordano era presente ad una famosa cena a Milano. Che non so quanto gli costò poi alla fine, è vero? Povero Vito. Con il compianto Claudio Roscia e naturalmente con l'ineffarabile Ezzolino Capuano. Non mi fa ricordare quella sera come che cosa successe tra me e te, qualche addetto ai lavori e un'altra persona che non c'è più, che è morto, quel signore di Altamura. Non mi fa ricordare. Grande storia. Che ti volevo dire? Questa è una partita difficile, ma può essere anche una partita, anche perché queste partite difficili con Covid senza pubblico non sono né difficili e non sono proprio. La Salernitana ha fatto sempre bene fino adesso fuori casa, ha mantenuto la sua condizione, ha dato una sua identità, ha dimostrato di essere in palla. La squadra ha assorbito bene il credito di Castori. Questa squadra fa fatica pure con un grosso livello tecnico di calciatori importanti che c'ha l'Empoli. Una squadra che è una partita che ce la dobbiamo giocare, sono aperti tutti e tre i risultati. La possiamo pareggiare, la possiamo vincere, la possiamo perdere, perché effettivamente questo è un campionato che è anomalo. Non c'è la squadra che, come l'anno scorso, che era il Benevento, che vinceva in casa e fuori casa. Oggi si dice il Monza farà gli acquisti, vincere il campionato. Sono parole, le parole vengono i fatti, i numeri contano. La Salernitana sta seguendo in classifica e deve difendere il suo posto. E poi vince a Empoli ancora di più, ci fa ancora più felice, il mercato diventa più facile. Caro direttore, Castori è il miglior allenatore del mese di dicembre, secondo questo sondaggio. Per me deve essere il miglior allenatore a maggio. Il resto a me non mi interessa molto. Però insomma è un bel primato per il tecnico della Salernitana. Complimenti a Castori, ma ci mancherebbe altro. Questo sono d'accordo con Tommaso, Diciamo la palma gliela diamo a dicembre. Spero che gliela diamo a maggio, scusate. Io spero di sì. E allora sentiamo i nostri tifosi. Una considerazione Vito per dire quando diciamo il mercato impulisce molto Castori quest'anno per la società. Ha fatto fuori Amicai, ha preso un portiere di sua fiducia, ha portato giocatori come Jobber, ha portato tutti i giocatori di conoscenza sua, ha portato Tutino attraverso anche un amico che è in comune, che ha avuto il piacere di darglielo, il Napoli, che c'è il direttore sportivo che l'ha avuto a casa. Queste cose possono sembrare anomale, però sono venditiere, perché quando c'hai Giuntoli che è amico, lo stima alla grande, Giuntoli a Castori, è anche un aiuto che Tutino, se doveva andare a qualche squadra, questo è un fatto, come dire, normale, ma poi alla fine conta l'amicizia e conta anche la competenza, e la competenza in questo momento penso che Castori lo sta dimostrando. Io intanto mando il servizio di Filippo Notari, che ha raccolto le voci dei nostri tifosi. Ti lascio pensare su questa domanda: secondo te chi deve acquistare la Salernitana, oppure il calciatore che servirebbe di più alla Salernitana in questo momento? 1, 2, 3, scegli tu. Guardiamoci il servizio e poi ti interrogo. Domenica c'è Empoli-Salernitana e scontro per il vertice. Deficitari sotto l'aspetto degli ultimi eventi arbitrali, ma speriamo che il peggio diventa il meglio. Con una vittoria togliamo di mezzo le polemiche. Potrebbe essere un'ottima partita appunto per dimostrare, dopo l'ultima sconfitta col Pordenone, se non sbaglio, sì, che appunto ci ha fatto perdere certezze, e speriamo che ad Empoli ci sarà un'ottima soddisfazione da parte della Salernitana, convincente, per conquistare questa Serie A che manca da troppo tempo. Certamente, per capire di che passo è fatta la possiamo considerare decisiva, però il campionato è ancora lungo, penso che ci sia tempi e modi per dimostrare il vero valore. Io credo molto in questa squadra, almeno ci divertiamo quest'anno. E poi ancora qualche innesto e poi secondo me siamo proprio competitivi 100-100. Dal punto di vista tecnico i ragazzi stanno dimostrando comunque di sapere cosa vogliono realmente. Dovrebbero appunto, non lo so, come dire,
manca il coraggio e la voglia su determinate partite di portare 3 punti a casa, e spero che a Empoli accadrà questo. Certamente è una partita molto difficile, speriamo bene, l'Empoli è molto forte come già sappiamo, una bella squadra, però la Sentana deve puntare almeno, secondo me, al pareggio, perché è una squadra che vale e vale anche molto. Rinforzata non lo so, però sicuramente stanno lavorando bene, abbiamo preso Koulibaly, se ci sarà un terzino sinistro che arriverà. Per me, io sono contento già pure così. Ah, sicuramente la difesa, perché subire gol non fa mai bene, e per salire in Serie A c'è bisogno di un reparto difensivo adeguato, perché offensivamente la Salernitana è messa bene. Diciamo che siamo già abbastanza soddisfatti, anche perché poi la Salernitana è un qualcosa che parte da dentro, quindi sempre legati alla maglia. Però certo un ritocchino ancora a centrocampo e in attacco lo farei. Sì, assolutamente, un ottimo giocatore, può dare una mano al centrocampo, fisico, solido, mi piace. E beh, hai visto Peppe? La zona gialla ha incentivato anche il passeggio dei salernitani. Mascherine, distanziati, molto bene. Molto il bene. Direttore ride. No, e dobbiamo convivere, ragazzi, noi dovremo convivere molti mesi con questa terribile pandemia, e quindi dobbiamo essere forti anche mentalmente, attrezzati. E sarà dura, certo. Perché adesso i mesi sono tanti, la sofferenza economica c'è, dobbiamo però fare quadrato, ecco, cercare di essere tutti molto propositivi. Ce la faremo. Vito Giordano, ti sei distratto? Hai pensato agli acquisti della Salernitana? Sì, ho visto molta gente che ha cambiato un po' il carattere verso la Salernitana, ho l'opinione diversa, vedo più fiducia, io la trasmetto pure questa fiducia, penso che la Salernitana deve rinforzarsi a terzino sinistro, dove ho detto prima che Lopez ha fatto un grande campionato, però non c'ha la resistenza di mantenere la corsia in tante situazioni, ha bisogno di riposo, come anche di attacco, se si fa male, fortunatamente, malauguratamente, no, questa... Per dire, nel calcio esiste un giocatore come Djuric e come Tutino, ci vuole un'altra punta, perché se dobbiamo essere competitivi ci vogliono quei 4 giocatori che dicevo io, con un centrocampista centrale che già più qualità, ti facevi il nome di Del Pinto, ti facevano questo, per fare questi nomi ci vuole anche che vadano via alcuni calciatori, vanno a rimodellare un po' le casse, e però rimborsarci adeguatamente. Fortunatamente, ripeto, abbiamo 31 punti, stiamo bene in classifica, ci possiamo togliere tutte le soddisfazioni, però se vogliamo essere competitivi dobbiamo capire che hanno capito già loro, la società, che sono mossi già subito, devono prendere 3 giocatori e devono rinforzare la squadra, perché sicuramente una partita importante, se usciamo indenni da questa trasferta, io penso che aumentano ancora più la fiducia nella parte prima la società, e poi sono i tifosi che sicuramente aspettano quest'anno che ci stanno dando belle soddisfazioni. Direttore, sarebbe una bella cosa agganciare l'Empoli in vetta, no? Sono sempre elementi importanti, anche perché hai visto il Cittadella ha vinto il recupero, si è portato di nuovo sotto, dice bello, non dobbiamo temere il Cittadella, sono d'accordo, però sai, sono quelle squadre un po' fastidiose come le Zanzare eccetera, che magari corrono, poi si fermano sul più bello, però sono sempre squadre che possono dar fastidio, e quindi voglio dire, più punti si fa, meglio è, questo mi sembra. Che cosa cambieresti in formazione per la gara con l'Empoli? Chiaramente siamo a martedì, insomma. Ma cosa cambierei? Noi ne abbiamo 2 fuori, no? Sì. Abbiamo Di Tacchio e Buoncapezzi come eredità dell'ottimo Rapuano, quindi eccetera. Quindi è il centrocampo, ovviamente. Cosa c'è, Colombo? Il microfono un po' più su. Ah, così va bene. Ha detto microfonista Colombo. E quindi credo che, come al solito, è lì che Castori deve fare un po' quadrare i conti, perché il portiere ci sta, tutto sommato, la linea, la diga difensiva tiene bene, i 2 attaccanti non sono in discussione, è il contorno che chiaramente, seppur importante, parliamo di sostanza, su cui deve in qualche modo far quadrare i conti il tecnico. Beh, Cicerelli io lo farei giocare, perché ovviamente non mi aspetto un'esclusione, mi aspetto comunque una partita a viso aperto, certo. Perché l'Empoli è una squadra che gioca, non mi sembra una squadra molto
arrembante dal punto di vista fisico, e quindi Cicerelli, soprattutto per innescare i due attaccanti, secondo me è utilissimo. E poi bisogna vedere in mezzo al campo come l'allenatore vorrà sistemare le sue pedine. Certo, al polacco potrebbe dare l'opportunità di giocare nel suo ruolo naturale ed essere un po' il vertice del gioco della Salernitana, e questo mi sembra già un fatto positivo. E allora sentiamo chi c'è al telefono per il nostro saluto finale simbolico di questa trasmissione. Pronto? Carla, buonasera, sono Nunzio Torraco. Nunzio, come stai? Io dico sempre che un giovanotto di 83 anni. Vabbè. Però io un saluto a te, a Tommaso, a Peppino, al procuratore Vito Giordano, che lui mi conosce, un saluto affettuoso a tutti quanti e un forza Salernitana, sempre, nel bene e nel male. Sempre, io sempre. Il cartellone che feci l'anno scorso allo stadio ce l'ho conservato. E conservalo, che te lo farò portare qui quando sarà finito il campionato. Possiamo protestare fino all'infinito, alla fine avrà ragione Claudio Lotito. Speriamo che sia così, Nunzio. Un caro abbraccio. Ciao, perché Nunzio. Poi è successo pure un altro problema, che io ad aprile persi coscienza sulla labbretta e ho rotto il parabrezza. Mannaggia, adesso, siccome c'erano scritte tutte le frasi sul parabrezza, adesso mi è venuto in mente di scrivere sotto: il parabrezza è andato in frantumi, ma il motore è sempre più forte di prima. Grazie, buonasera, è sempre forte Salernità. Grazie Nunzio, un caro abbraccio da tutto volevo lo ricordare studio. Volevo ricordare velocemente la scomparsa ieri di un ex attaccante della Salernitana, Fabio Enzo, che non ha lasciato, voglio dire, grandi tracce nel suo cammino granata, anche perché lui litigò con Iden, che era l'allenatore dell'epoca, ha fatto solo 6 presenze, e che i tifosi chiamavano Enzo, poi alla maniera francese, perché era un attaccante, diciamo, di stazza, grosso, un po' lento, eccetera, quindi i tifosi granata lo chiamarono Enzo. Però lui è ricordato soprattutto a Roma perché fece subito gol in un derby con la maglia. Eccolo lì. Sì. Qui lo vediamo con la maglia del Foggia. Lui purtroppo è morto di Covid, questo attaccante. Se Orlando va sul sito di Cronache, abbiamo proprio, diciamo, la foto dell'Enzo calciatore. Ripeto, è giusto comunque, è stato un attaccante della Salernitana, secondo me era giusto ricordare, fu il prato della situazione, però voglio dire, sempre un calciatore granata è stato. E allora salutiamo intanto Vito Giordano. Vito, ciao, io ti ringrazio, spero che al più presto potrai tornare ad essere ospite qui nel nostro studio. No, ma lui deve tornare, lui e Capuano devono essere assolutamente ospiti in una puntata esplosiva speciale di Granatissimi. Sì. Promesso, Vito. Vito lo prendere, lo porta, poi lo porta a mangiare, però ci porta Capuano, lui e Capuano. Al nostro ristorante, e mi permettete, siete ospiti miei, perché vi voglio bene. No, anche perché ha ragione Vito, quando fummo ospiti di Capuano in quella famosa cena a Milano, non so poi quella cena a Vito quanto gli è costata. Povero Vito. Vito, quindi tanto vale che uno offre direttamente. Ho recuperato tutto. Bene, lo so, siamo contenti. Vito, siamo contenti per te. Però non svegliamo il segreto. Un caro abbraccio Vito e grazie per essere stato grazie. Con noi. Un abbraccio a tutti e buon anno a tutti. Grazie. E forza Salernitana. Sempre. E allora noi siamo in chiusura. Non andremo a mangiare. Eccolo qui, l'ex attaccante granata Fabio Enzo. Allora tu devi sapere che i paccheri alla mandorlina sono venuti molto dopo. Sì. In quella famosa sessione di mercato che, voglio dire, stavate evocando. Evocando a Bruno Giordano, Vito Giordano, ci fu un anticipo di questi pacchi della mandorlina. Allora poi la sera per festeggiare Claudio Roscia,
che ci guarda da lassù, lui conosceva, poi Claudio ha frequentato per tanti anni, chiaramente rispetto a noi conosceva, ci porta in questo ristorante milanese dove si mangiava dell'ottimo pesce fresco, Peppino già all'epoca, eccetera, sì. E c'ero io, c'era appunto Claudio, c'era Capuano, c'era Vito Giordano, e praticamente alla fine la cena la dovette pagare, e credo che pagò quasi un milione il buon il buon Capuano. Avrebbe dovuto pagare. No, pagò. Solo che la notte si rifece con gli interessi, ma questo ve lo dico la prossima volta. È giusto così. Buonasera a Tommaso D'Angelo, buonasera a Peppe Annicelli. Grazie a voi che ci avete seguiti da casa. Granatissimi torna tra 7 giorni. Buonasera a tutti.